Il mio intervento ha essenzialmente avuto come obiettivo un inquadramento di carattere generale del problema della rigenerazione urbana, sia per quanto riguarda le cause che hanno generato questa esigenza, le dinamiche che la stanno facendo affermare come tema sempre più centrale, e poi soprattutto abbiamo approfondito il possibile impatto di interventi di rigenerazione sul valore immobiliare, valutando il peso delle diverse componenti che può assumere la rigenerazione sul valore immobiliare stesso, partendo da un plafond di studi fatti a livello sia internazionale che nazionale, che negli ultimi anni hanno approfondito proprio questo aspetto, dai quali risulta che la rigenerazione urbana è un motore potente di valorizzazione immobiliare, ma non soltanto di ciò che è effettivamente rigenerato, ma anche dell'intorno, dell'ambiente urbano intorno dove la rigenerazione avviene. Quindi la rigenerazione conviene sempre dal punto di vista pubblico e sociale, non sempre la convenienza privata è assodata, però ovviamente si alimenta di adeguate risorse, sia di carattere finanziario, che in questo momento purtroppo languono, ma soprattutto si alimenta anche di opportune decisioni politiche, ovvero saper cogliere il momento giusto, le opportunità giuste, i soggetti giusti da coinvolgere per realizzare concretamente questi piani e quindi trasformare delle buone intenzioni in atti concreti.